Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
1984. L'Europa è sprofondata in una seconda era glaciale. Come è stato possibile? Un terremoto globale ha spostato l'asse di rotazione terrestre. L'Europa ha preso il posto del Polo Nord ed ora, al posto del Polo Sud, c'è la Nuova Zelanda. Il vecchio continente, un tempo ricco e prosperoso, è diventato povero e inospitale. Vivere in Europa è quasi impossibile. L'Africa è diventata una specie di paradiso. Il deserto è diventato lussureggiante. Gli africani però hanno un solo problema: gli immigrati del nord, gli extra-africani. Ma torniamo all'Europa. Gli europei, che vivono costantemente sotto lo zero, hanno consumato tutte le scorte di gas, petrolio e legno. E quindi ora muoiono dal freddo. In Europa ci si può ammazzare per un semplice pezzo di plastica o per un raggio di sole. Thank you.
ricchezza e prosperità. No! È possibile! Ma il mare è tutto ghiacciato! È vero! No, non è vero, non tutto il mare è ghiacciato! Io ho paura! Da Lampedusa in giù non c'è più ghiaccio e si può navigare! Ma è pericoloso, si può morire! È pericoloso! Pure che è più pericoloso! E si muore lo stesso! Thank you.
La realtà è molto più dolorosa, ingiusta, sbagliata. Il dolore di questa umanità è oscuro, come il fondo del mare, troppo grande per essere raccontato, troppo intimo per essere condiviso. La nostra è solo una favoletta, un gioco per ragazzi, e le fiabe, lo sappiamo, non cambiano il mondo, insegnano solo a inventare un finale più giusto. Un finale più giusto.